Allora, giustamente da un punto di vista numerico e di così appeal della partita, la nostra vittoria contro Recanati di 2 settimane fa era stata, ribadisco, giustamente, io condivido, definita un brodino. Questa vittoria qua io la considero qualcosa di più di un brodino, anzitutto perché abbiamo visto con mano la differenza a fronte di 2 avversari di pari valore sostanzialmente, di quando questa squadra riesce a giocare con la testa sgombra e quando questa squadra invece gioca come se invece che andare a una partita di pallacanestro andasse davanti al bottone di esecuzione, con tutti gli errori, i limiti. Però credo che oggi sia stato palpabile la differenza di atteggiamento che abbiamo avuto anche a fronte di un secondo quarto dove Chieti, tirando con delle percentuali straordinarie nonostante la nostra aggressività, ha segnato 31 punti, ma la differenza di atmosfera che noi siamo stati capaci di trasmettere alla squadra, al pubblico, e che il pubblico ci ha restituito, e continuo a ringraziarli infinitamente perché un posto così non lo troverò mai più. E questa è la chiave, questa è la chiave, la prima chiave, cioè divertirsi a giocare a pallacanestro. Perché se si entra in campo pensando, oddio, ma con questo mio tiro arriveremo quarti o terzi, ma nella lotta, per... allora veramente non... cioè, diventa una roba che soprattutto questi ragazzi qua, che continuano a essere ragazzi da un vissuto cestistico anche temporalmente limitato, non riescono a sopportare. Quindi era un po' più importante di un brodino stasera la partita, perché venivamo da una brutta, da un'orribile sconfitta contro una squadra che, come tutte le squadre che vengono qua, gioca, diciamo, con grande serenità, perché tanto la cosa peggiore che gli può succedere è perdere la pallone con la fortitudo. Hanno tirato da 3 punti, ribadisco, con una percentuale incredibile nonostante una buona difesa, siamo stati bravi a resistere. Con 3 piccoli abbiamo dato fluidità al nostro gioco, abbiamo rifornito di più Knox, che ha giocato secondo me una partita di grande consistenza. Se mi permettete, perché tendo sempre a parlare molto poco di me, ma era una partita importante anche per me, perché questa è l'80ª partita che io guido, nella quale io guido la fortitudo, quando sono rientrato nel febbraio di 1 anno e mezzo fa, ed è la 56esima vittoria, che vuol dire che a oggi, grazie alla società e grazie ai giocatori che ho allenato, posso vantarmi di avere un record di 70% di vittorie, che credo sia un buon record complessivamente. Cioè, in 1 anno e mezzo, di poco più di 1 anno, non sono nemmeno 2 anni, siamo a febbraio 2 anni, in 1 anno e 10 mesi di attività con dei gruppi fantastici che la società mi ha messo a disposizione, credo che il 70% di vittorie sia una buona media. E adesso, diciamo, io mi auguro che noi si traga insegnamento da questa partita, perché, come ho detto ai miei giocatori nello spogliatoio, da adesso sino alla sirena finale del derby, per uno che vive come noi viviamo di pallacanestro e di competizione, vivere a Bologna, Basket City, l'atmosfera del derby, 9.000 persone, diretta televisiva su Sky, è come per un bambino di 5 anni fare una settimana a Disneyland. Cioè, è la roba più bella che un giocatore possa capitare nella sua vita. Se saremo bravi a divertirci giocando una partita tanto sentita da tante persone che vogliono bene ai ragazzi, che vogliono bene a questa società, che sono attaccati a questa, alla F, che sono attaccati a questa rivalità, che è una rivalità che ha rivitalizzato la città, nel senso, io da 3 mesi ho sentito parlare d'altro. Allora, se saremo bravi a vivere questa partita con gioia, io credo saremo nelle condizioni di produrre una pallacanestro godibile e che metterà in difficoltà la squadra prima in classifica, retrocessa dalla Serie A1 l'anno scorso. E lo dico senza polemica, lo dico come constatazione. Se invece dovessimo passare da qui alla sirena iniziale del derby, queste 48 ore che ci separano, come un insostenibile peso, perché oddio, e cosa succede? Allora abbiamo già perso, non ancora nemmeno che andiamo.
Questo è quello che penso. So quanto per ciascuno di noi e per ciascuno di voi e per ciascuno del pubblico e per qualsiasi bolognese che anche indirettamente viene coinvolto da questa atmosfera conti, però credetemi che questa squadra deve vivere di gioia e di divertimento, non di pesantezza, perché a 19 anni vivere la pallacanestro come un peso, come l'annus horribilis. C'è stato una persona che io reputo equilibrata, che ha scritto: con il 2016 si conclude l'annus horribilis della Fortitudo. Io lo reputo una persona equilibrata e glielo comunico qui in diretta ai microfoni, ma ha scritto: si conclude con il 2016 l'annus horribilis della Fortitudo. Ora, abbiamo vinto la B, siamo andati in finale di A, abbiamo vinto la Supercoppa, siamo nei playoff, non è morto nessuno, si conclude l'annus horribilis. Ora io non capisco da che prospettiva si possa dare un giudizio del genere, che abbia un minimo di lucidità e di onestà intellettuale. L'annus horribilis, perché no, ribadisco, non voglio fare polemiche perché considero Alessandro Ramagli quasi mio fratello, ma voglio dire, se il nostro è stato un annus horribilis, quello della Virtus cosa è stato? Una calamità naturale, no? Perché una retrocessione su 16, sono andati in A2, voglio dire, bisognava impegnarsi. Allora voglio dire, primo, che ognuno si facesse i cazzi propri, e secondo, diamo a tutto la sua dimensione. Perché è chiaro che se un ragazzino di 19 anni, in questo internet che una democrazia seria dovrebbe controllare, invece di lasciarlo nelle mani di gente sconvolta che passa tutta la giornata a parlare male di chi lavora, non facendo un cazzo dalla mattina alla sera, uno di 19 anni apre internet per caso, prende il tasto sbagliato, legge una persona che viene reputata in città normale, che scrive l'annus horribilis, ma come cazzo l'annus horribilis? Abbiamo vinto l'annus, e cosa devo fare per fare meglio a 19 anni? Capite? Allora, se questa sarà la prospettiva, io credo che saremo nelle condizioni di vivere un derby importante, importante. Quando io dico che ci manca un americano, tutti dicono che piango, la realtà è che ci manca un americano, nel senso che proprio oggi non c'era, e ciò nonostante abbiamo giocato con il pallacanestro. Se invece da adesso in avanti, vi ricordate Frendo, no? Che faceva così la faccia e si fustigava, da qui al derby, no? Passiamo due giorni di sofferenza, ne prendiamo 40, usciamo distrutti, la stagione è finita. Domande? Sì. Torno un attimo sul passaggio tecnico della partita. Di questa di oggi? Sì. Ho visto una squadra che ha subito 16 minuti e 47 punti tra il secondo quarto e i primi 6 minuti. Sì. Del terzo quarto. Sì. Nei successivi 8 minuti. Sì. A seguito del suo time out 58-55 per chiedere. Sì. Non ha più subito canestro. Sì. Per 8 minuti. Sì. Mi risulta difficile vedere che ma sapessi quanto risulta difficile avere. Allora ti domando, dov'è il... Allora guarda, io ti dico una cosa. Io ti faccio questa domanda qua. Facciamo un esempio, ribadisco di nuovo, senza voler polemizzare, no? Parliamo di vissuto cestistico. Rosselli, Michelori, un me che ha fatto le Olimpiadi, giusto? Loso, un discreto americano, Spizzichini, che comunque queste categorie le naviga da... e Claudio Ondoia, che nutre, di cui, nei confronti di cui nutre una grande stima, una persona vera, vera, che è scesa da un barcone e gioca a pallacanestro, una persona vera, sono in sei, che questa categoria qua, Rosselli anche in nazionale, un europeo con piani gialli, la navigano e quindi sanno fare il fallo sporco. Candy, quando io sono arrivato 18 mesi fa, non era nei 10 della B2, va bene? Montano era stato ingaggiato perché non costava di appartamento, Campogrande faceva la star nella C2 regionale romana e l'unico giocatore, Nazareno italiano veniva tagliato da Piacenza, ultima in Silver. Toblerone Raucci retrocedeva dalla B alla C1 come pivot del CUS Torino e Mancinelli giocava ad alto livello. Ora io mi dico, perché io sto insistendo
su questo gruppo di giovani che mi seguono, che lavorano, che ogni tanto soffrono il fatto che li mando a fare in culo, ma poi dopo li abbraccio, poi dopo cerco di farli ridere, poi dopo cerco di fare... Perché questi qua, tutto quello che stanno... Quante, domanda, quante crisi, settimi in classifica come l'anno scorso, quante crisi in una società come questa, Candi, Montano, Campogrande, Raucci, Italiano, Ruzier stesso, hanno vissuto nella loro carriera? Mai. E allora, permettetemi di concludere dicendovi una cosa. Le tante persone con le quali interloquisco e che mi parlano volendomi bene, mi dicono: Matteo, tu hai fatto un grande sbaglio. Quale? Quello di dichiarare in conferenza stampa immediatamente dopo la partita di Brescia, che era 5 di finale per andare in A1 da neopromossi dalla B2, l'annus horribilis, era una parte dell'annus horribilis, voilà. Hai sbagliato a dire che l'anno successivo saremmo stati favoriti. Allora, prima cosa, siccome me l'hanno detto in 150.000, sono andato a rivedere quell'intervista e nella stessa conferenza stampa ho detto anche: metterei la firma, è chiaro che saremmo favoriti perché siamo al Fortitudo, perché volevo alzare l'asticella nei confronti di questi ragazzi qua, perché Leonardo Candi non dovrà aspettare i 27 anni per sentirsi dire sei maturo. Leonardo Candi, io mi auguro, venga convocato in nazionale fra i 16 per andare ai prossimi europei, l'estate prossima, perché nel mondo normale a 19 anni uno è pronto. Ma questo lo si ottiene attraverso prove, errori, cadute, momenti di... D'accordo? Allora io quello che voglio dire è, all'interno di quella stessa intervista, o meglio dire di quella dichiarazione, a fine dell'annus horribilis, io dichiarai, metterei la firma per fare quello che ha fatto Brescia. Cioè finale con Martellossi, semifinale o quarti di finale l'anno dopo, A1 l'anno successivo. Ho detto anche questo. Solo che questi sfigatoni che stanno su internet tutto il giorno a dire che sono un coglione, non lo scrivono mai. Capisci? Perché le cose, se si fanno seriamente, si costruiscono. E io ho la fortuna di stare in un club che si fida di me e che mi ha dato l'opportunità di costruire. Io già più volte ho detto che il nostro modello di riferimento è Reggio Emilia, che batte Milano con Bonaccini del 99 in quintetto. Per arrivare a fare questa cosa qua, Reggio Emilia retrocesse a causa mia 2-0 Avellino contro Reggio Emilia, allenata da Menetti, ed è tornata in A2. Poi ha ricostruito, poi è tornata su, poi... Questo è. Se avessimo voluto fare una roba... Sai, pronto utilizzo, apri la scatola, metti in forno, ti arriva la pizza, avremmo preso altri 5, non loro, perché loro sono andati alla Virtus e hanno fatto bene ad andarci, ma avremmo preso un altro Michelori, un altro Rosselli, un altro Ondoia, un altro Spizzichini, questi avremmo preso. Invece abbiamo lanciato questa utopia che io vivo quotidianamente con grande entusiasmo, che noi speriamo di andare in Serie A1 con Candi, che ha 19 anni, come fece un altro grande della palestra europea, al quale io non posso in nessun modo essere paragonato, ma di cui sono stato assistente per tanti anni, che si chiama Bogdan Tanjević, che rischiò di vincere lo scudetto con Nando Gentile a 19. Capisci? Con Nando Gentile a 19, con Enzino Esposito a 18, con Sandro Dell'Agnello appena recuperato dalla B2, dalla Serie A di Livorno. Noi stiamo cercando di fare questa roba qua, che se anche la stagione non ci porterà una promozione, perché resta una su 32, d'accordo? Anche se non dovessimo essere promossi, l'anno prossimo avremo Campogrande cresciuto, Candi cresciuto, Montano cresciuto, Ruzier cresciuto. Il veterano che abbiamo preso è uno del 93, che sta giocando sopra una frattura del perone e una frattura del setto nasale. Noi abbiamo scelto questa strada qua, che è più complicata, ma che secondo me in prospettiva è più produttiva. Perché ti dico questo? Perché è chiaro che se avessi i 5 giocatori che ti ho citato, potrei anche incazzarmi che abbiamo questi alti e bassi. Siccome ho giocatori che sostanzialmente stanno vivendo, tutti tranne Mancinelli, ogni partita che c'è per la prima volta qualcosa, io devo ingrassare, perdere i capelli, vomitare, hai capito? Per supportare, grazie a una società che mi appoggia costantemente, lì c'è il mio amico Cesare Savini, che che anche lui sta diventando sempre più largo per colpa mia, perché gli rompe i coglioni la mattina e la sera, per portare avanti una piccola ideuzza.
che sarebbe, indipendentemente dai risultati, costruiamo qualcosa di concreto, che è più difficile che prendere l'uso e getta, 5 veterani, metterli là, se ti va bene l'anno va bene, se no devi ricominciare tutto da capo. Come si prepara al derby 2 giorni? Divertendosi moltissimo, chiudendo i telefonini per 48 ore e godendosela come se fossimo a Walt Disney. Okay. Grazie. Francesco.